Allora, intanto grazie di essere qui alla Galleria 5 Opera Art Monti e oggi siamo con Riccardo Mannelli che ringraziamo di essere qui con noi A voi. a Vita d'Artista. Vita d'Artista è un progetto nato dalla mostra dei disegni di Roberto Künstler che sono in esposizione fino al 31 luglio, quindi un progetto proprio nato dalla sua mostra e da una sua canzone che ha scritto Vita d'Artista. E da lì poi si è un po' ampliato, il progetto si è trasformato soprattutto nel periodo del lockdown, perché ovviamente il programma si è un po' scompaginato e quindi ci siamo sentiti spesso con Jonathan e ci siamo interrogati su cosa fare per l'arte e allora ci è venuto in mente di chiederlo direttamente agli artisti, di fare questi incontri con gli artisti, anche per ritrovare quella che è la naturale relazione sociale, perché ovviamente in questo periodo internet ci ha aiutato molto il virtuale, però è bene anche ritrovare una sana e naturale relazione sociale, quindi incontrare gli artisti ci è sembrato, diciamo così, un modo anche per ritrovare questa condivisione. E quindi la prima domanda che facciamo canonicamente a tutti gli artisti è proprio questa. È ancora possibile oggi vivere d'arte? E Ma quindi io penso che questa sia una domanda che non può essere generalizzata, nel senso che chiaramente ognuno ha le sue esperienze, ha avuto la sua esperienza, ha avuto il suo percorso e ha anche le sue entrate. Quindi io non mi permetterei mai di generalizzare che per tutti sia uguale. Conosco molte situazioni che sono in affanno, altre situazioni viceversa, che sono in condizioni economiche squisite, se non addirittura oscene, come io considero l'eccesso di denaro. Comunque, per il resto posso dirti, ti ripeto, per quel che mi riguarda sì, è possibilissimo, anche perché evidentemente il mondo ha capito che aveva a che fare con una minaccia vera, per cui o mi facevano fare l'artista oppure ero un serial killer. Quindi le è andata bene, hanno capito, ha detto va bene, lasciamolo fare, questo tanto non ci dà noia. E questa è la storia, per quel che mi riguarda è così, sì. E sono anche felice che tutti i guai, o diciamo più che guai, tutte le difficoltà che naturalmente un certo percorso, anche se soprattutto esistenziale, comporta, me le sono sempre cercate e costruite da solo. Quindi non devo niente a nessuno, neanche da quel punto di vista, nel senso che se c'è qualcosa che è andato storto, è grazie al sottoscritto. Per il resto va bene, a me va bene, lavoro tutto il giorno, come ho sempre fatto, e sono un pezzente di successo che tutti conoscono. Quindi in questo periodo hai lavorato più del solito, in questi mesi, diciamo, di, chiamiamoli No, clausura, più del solito Riccardo. sarebbe difficile perché le ore del giorno sono 24, chi mi conosce sa che le passo praticamente tutto il tempo a lavorare, quindi più del solito no, ho lavorato meglio del solito perché per me questi 2 mesi o 2 mesi e mezzo di lockdown sono stata una grazia divina, prima di crepare ci voleva un momento così, perché non si era vissuto. Sono stato benissimo, ti ripeto, perché, ma sono stato benissimo a livello personale, perché me ne andavo alle 8 di sera nella San Giovanni, Piazza San Giovanni, deserta, un'arietta di uccellini e le cosine, chi le aveva mai più sentite? Anzi, da quando sono a Roma non l'ho mai sentito. Mi ricordavo degli animaletti della campagna vittoriese, ma c'avevo 6 anni, e era facile all'epoca. Cioè, ti dico, i primi anni 60. E poi, quindi, tutto di conseguenza, silenzio, le rare persone che incontravi, gentilissime,
tutti impauriti e meccanici, però lì per lì nessuno faceva una piega, quindi io sono stato molto bene, lo rimpiango già abbondantemente. Poi le giornate sembravano più lunghe perché appunto non c'erano nemmeno le interruzioni dei vari caccamenti di cazzo, di giornali, cose. Quindi era una situazione particolare. Devo dire che questa... Siamo in fascia protetta, si può dire? Siamo in fascia protetta, diciamo, nel senso che... Da noi stessi. Sì, da noi stessi, ecco. E, devo dirti, quello che tu dici ritorna in molte parole. Tanti amici che ci stanno venendo a trovare in questo folle mese di incontri, perché noi come Domatti abbiamo pensato di ritrovarci a parlare di vita d'artista. Vita d'artista è un leitmotiv, è una canzone molto bella, una canzone di Roberto Kunstler che, insomma, secondo me meriterebbe di entrare negli annali della musica italiana, ma come spesso succede in questo paese, le cose non sono così ascoltate. Ci vuole culo anche, diciamolo fino in fondo, perché non basta l'abilità, ci vuole la fortuna. E quindi io te lo chiedo questa cosa, te la chiedo sinceramente. È inutile che adesso io faccio la storia di Riccardo Mannelli, perché voi andate su internet, digitate Riccardo Mannelli e vi esce la storia di questo signore che è accanto a me e che ho l'onore di avere qua. E abbiamo l'onore di avere qua accanto. E questo lo dico senza tema di essere contraddetto da nessuno. Però ti voglio chiedere la fortuna, no? Proprio il concetto di fortuna. Tu che sei uno che i casini sei andati a cercare quando stava in Nicaragua, quando stava in Jugoslavia, cioè tu non è che l'hai mandato a dire, sei andato, no? Divertimenti, però insomma sei andato in tanti luoghi anche complicati del mondo, della vita di questi nostri, di questo nostro secolo travagliato. La fortuna, Riccardo, quanto gioca nella tua vita? Che ruolo gioca? La fortuna è chiaramente il 50%, il 90%, credo. Ma di più, credo tutto. Prima di tutto la fortuna è variegata, nel senso che non è solamente la botta di culo. La fortuna è un tipo di personalità, oppure una struttura fisico-psicologica con cui è al mondo. Quella è la fortuna. Per me, per come l'ho vissuta io, per come me la ricordo, cioè la fortuna di avere un approccio con l'esistenza appunto fortunato, perché la mente, il proverbio aiutati che Dio ti aiuta, e più o meno siamo da queste parti, cioè la fortuna non ti dico che va incentivata o va cercata, ma bisogna avere una predisponibilità d'animo, ecco. Io mi sono sempre considerato fortunato. E poi lo sono stato in concreto, ma lo ero già anche prima di accadimenti fortunati, capisci quel discorso? È un pochino più, è uno stato di grazia. Sì, sì, ecco. Esatto. Ma quindi anche quando eri in Francia, che tu inizi, cioè all'inizio, no, il tuo lavoro, che poi ha fatto scuola e adesso ovviamente è un lavoro da maestro, quindi voglio dire, no, tutti quanti vorrebbero, voglio dire, imitare Mannelli, il problema è che non ci riesco. Comunque diciamo che il tuo lavoro, quel lavoro che ha segnato e segna, insomma, no, un modo di vedere le cose. Però all'inizio tu mi hai raccontato, proprio oggi me l'hai raccontato in radio, quando abbiamo fatto una veloce chiacchierata di presentazione di questo incontro, che in Francia sei dovuto andare fuori, no? Sei dovuto andare all'estero. E poi che cosa è successo? Sì, quella proprio all'inizio, perché dopo il male, dopo altre vicissitudini, tutti i quotidiani, i giornali del mondo, cioè, si movimentò un po' con l'occhio alla satira, che cominciava ad andare di moda. La satira, insomma, la vignetta, la cosa. Allora, tutti cercavano la vignetta sul giornale, Corattini cominciò con Repubblica. Si era alla fine degli anni 70, Repubblica era nata da un anno, nel 77, quando facemmo il male, per esempio, no?
Io dopo il male, dopo i primi mesi del male, che era uno per chi non conosce la storia di questo paese, è stato il primissimo settimanale satirico fondato da Pino Zacco, da me, Vicino e altri, e poi ha avuto una storia turbolenta, insomma, eccetera, eccetera. Dopodiché ci sparpagliamo subito della storia del male, quella di Spagna, poi non mi ricordo più ormai. Sono tante di quelle versioni che poi mi confondo qual è la mia, alla fine dico quella di Vicino, tanto non mi può smentire ormai Vicino, che Dio abbia in gloria. Dopo almeno Pino Zacchi devo smentire. Neanche Pino Zacchi, molti. Facciamo la lista di quelli che non ti possono smentire, che è lunga. E quindi cominciai a essere chiamato dai giornali per vignetta, come diceva Pierini. E però facevo subito scintille, perché insomma questi erano paludatissimi, volevano le cose, controllavano cose, no, questo no, quell'altro no, questo. Alla fine poi io la vignetta non volevo farla, non era il mio, non mi piaceva. Avevo assaporato questa maniera, un po' da Pino Zacco, un po' anche da cose mie che mi portavo dietro da qualche anno. Mi piaceva l'idea di andare in giro a raccontare, avendo una facilità nel disegno, soprattutto nel disegno dal vero, che mi ha sempre divertito molto, no? Io, insomma, tanto che si può immaginare, io in classe, a scuola, ero quello che faceva disegnini a professori, che poi dopo venivano appesi nei bagni con le mire che ti lascio immaginare. E niente, cominciai a fare queste cose. In Italia nessuno ne voleva sapere, queste cose di reportage, come li chiamavano, insomma, di disegni sul campo, andare a vedere. A me non è mai interessato troppo fare una satira sul palazzo, cosiddetto, sul personaggio politico, la battutina, la cosina. Io non sono un uomo di battuta, non sono un comico. Io parto sempre dal disegno, per cui, e poi secondo me, anche culturalmente, il problema grave di qualsiasi potere politico era, soprattutto nelle democrazie, era soprattutto chi ce l'ha mandati al potere, cioè la fonte di tutti i nostri guai sono quelli che votano, sono i votanti, non i votati. Quindi, facendo la sintesi di questi pensieri di un ventunenne, ho cominciato ad andare in giro. Se ci fosse stato, se fossimo stati in un paese, dico spesso, con più attenzione, con più naso per gli affari, il graphic journalism l'avrei inventato 30-35 anni prima che l'avessero inventato gli americani, o gli anglosassoni, per dire, di è fatto, nato qua. Ecco, questo lo dici con forza, quindi però, quindi in questo senso vero, rivendichi, no, un'appartenenza, anzi un'invenzione, diciamo, no? No, anche perché all'epoca l'ostracismo che mi facevano era feroce, perché sai, tu non appartieni alla casta, non appartieni... Non sei giornalista, perché non sono mai voluto diventare giornalista, non appartieni a nessuna chiesa politica, non appartieni a nessuno, non esiste. Uno dei primi che mi permise di fare reportage pagati e non pagati da me fu, per esempio, Playman. Io feci i primi reportage a parigini, li feci con... Grazie a Luciano Oppo, grande giornalista, anche lui che ci ha salutato diversi anni fa, che stravedeva per il mio lavoro, mi dette i soldi della Tattilo, che non poteva sopportarmi, perché nel suo giornale patinato, tutto con le donnine nude, tutte patinate, alla fine in fondo c'erano queste schifezze, che lei dice, queste schifezze qua, tutte con le rughe, con le celluliti, ma che roba è, ma levamelo di torno, li faceva. Questa non la sapevo, per esempio. E io ho fatto un reportage da Parigi, tutto pagato dalla Adelina Tatti. E che reportage era quello? Era un reportage sul porno shop. Ah, sul porno shop.
su porno shop e sullo e parliamo di pep show, di pep show che all'epoca in Italia mai non sapevano nemmeno cosa fossero, e io andai là un mesetto pagato da loro e mi feci tutto una full immersion in questi mondi qua, pep show, Moulin, tutte queste cose. C'erano ancora baracconi davanti a Pigalle, c'erano ancora i baracconi che poi hanno smantellato qualche anno dopo, quelle carovane dove facevano gli spogliarelli dentro ancora, tipo Toulouse, sembrava ancora Place Blanche e tutta questa roba qua. E quindi raccontare. E poi altre cose momento. Di contorno, le vie, i parigini ci avevano messo anche roba. Queste erano vignette, cos'erano fondamentalmente? Era proprio erano i prodromi dei miei reportage. Erano strutturati proprio con la cadenza che poi dopo è diventata una cifra, dopo che si sta riconosciuti, ma all'epoca non si vedevano queste cose. Poi sempre a Playman mi permisero sempre lo stesso spirito di fare il critico cinematografico disegnato, perché andavo al cinema per loro a vedere prima e facevo la critica disegnata per le strade di Roma, e c'è questa roba qua. Insomma, capisco che erano un esperimento strano, no? per un giornale di quel genere, però insomma in realtà poi ha aperto, no? una storia, no? Ha aperto in qualche modo che sì, c'era la possibilità. Il primo libro con l'estate nicolignana nell'82-83 feci il primo libro con sull'estate romana, il mio primo libro strutturato proprio come il libro, perché all'epoca i libri con i disegni o di fumetti erano solamente raccolte di quello che si pubblicava a puntate magari sulle riviste specializzate, Linus e Mago, no? E poi si faceva il libro, mentre io avevo questa idea malsana di fare direttamente il libro ex novo, cioè il libro originale nato come libro, e feci questo primo libro. Poi dopo feci Nicaragua e altro. Sì, perché Nicaragua, esatto, è un lavoro dei primi anni Ottanta, vero? Io leggo da qualche parte che è un lavoro dell'82, sto parlando di 40 anni. Il libro di Chili, che era appunto sulla estate romana, che era dell'83, e credo che Nicaragua fosse l'anno venuto. Quindi roba di un 27 anni. Assolutamente, molto 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 giovane. Senti, ma il tuo... non so Monica se vuoi... Ho avuto 28 fare, anni. Okay. Hai avuto 28 anni. Tanto me lo ricordo. Sì, no, prima parlavo con quel signore che ci è venuto a trovare dell'atto creativo. Quindi mi era venuta in mente proprio questa domanda, cioè l'atto creativo, perché ovviamente poi vedendo i suoi disegni sono qualcosa che anche di mistico a volte. E quindi... è proprio così, cioè nel momento in cui lei prende la matita e disegna, è come l'atto creativo, cioè qualcosa che è quasi mistica o le viene così naturale, tranquillamente. Ma io guarda, ti dico la verità, me ne hanno detto tutti i colori e io ne ho detto di altrettanti colori. Francamente ancora mi mancava la mistica, però. Diciamo anche perché è così antitetica anche alla mia figura fisica. Devo fare una domanda antitetica perché sennò. No, e sennò che ci stai a fare? No, la cosa però è divertente. Cerco di risponderti. In realtà poi insomma è vero, chiamano la mistica, chiamano come vuoi, ma io più spesso ho parlato di trance. Per cui insomma siamo lì, tra Teresa D'Avila e me c'è una buccia di profumo, insomma la differenza non è che molto di più, c'è sempre una forma chiaramente di un'entrata in una tua dimensione che è molto molto, è la tua, come direbbero adesso di moda gli americani, la tua comfort room, interiore, no? Nel senso che è il tuo mondo che, con cui ti sei sempre misurato, quando hai bisogno di poco, di uscire immediatamente. Io siccome sono molto affettuoso e mi tratto bene, ci vado sempre, perché
a tutto se rinunciare perché è ricco, come dicevo. Quindi è chiaro che se tu stai bene facendo una cosa, cerchi di farla il più possibile. So, il discorso è comunque in relazione alla... Tu parli di atto creativo, in realtà non c'è, ecco, questo non c'è per quel che mi riguarda, non c'è l'atto, è un continuum. Cioè io non ho mai avuto la percezione in vita mia di cominciare una cosa in un determinato momento, o la folgorazione. È tutto un marasma di cui io ho le chiavi, però poi le perdo sempre, per cui mi lasciano fuori e devo rientrare con violenza dentro me stesso, perché se no non mi fanno più entrare, c'è un sacco di gente, e quindi tutto è un marasma dove non c'è mai un inizio e una fine, non sei mai sicuro che tu dici ecco, ora comincio questa cosa qua, mi è venuta questa illuminazione. No, a me non funziona così. Io disegno e poi vengono le cose, si sistemano quasi da sole, capisci? Non so, sembra... Sì, perché il disegno, la bellezza del disegno, per chi disegna lo sa benissimo, poi io lo insegno, mi diverto anche a insegnare, disegno dal vero, insegnare poi non insegno niente, aiuto i ragazzi e gli allievi a praticarlo, tutto qui non si insegna, l'arte non si insegna, per fortuna. La questione è sempre quella di dare... di darti il tempo, capisci? Ecco, allora ti dai il tempo, ti concedi il tempo, sarebbe semplice per tutti. Ti concedi il tempo e quindi disegnando, facendo apparire le cose, e poi viene fuori, per forza viene fuori, c'è già, è lì, capisci? E la vedi, quindi cominci a entrare e da lì ti viene il ragionamento. Ecco, è rarissimo, ti ripeto, come ti accennavo prima, è rarissimo per quel che mi riguarda che io, anche con la vignettina del fatto, io parta da una battutina, da una battuta. Ci arrivo, magari, è molto più facile, naturale per me arrivarci, cioè mi vedo Gasparri lì, in un certo modo, mi metto a disegnare, è impossibile che non ti venga niente, o sei un deficiente, oppure dopo un po' che sei arrivato quasi alla fine del ritratto ti viene la battuta, capisci? Te lo fai, te la coltivi. Senti, ma la tua origine toscana quanto influisce sul tuo modo di lavorare? Non ho idea. Francamente io non credo all'origine, nel senso che non sento radici, non ho mai... sono un essere umano del pianeta, cioè a me non mi è mai importato, molti si offendono quando uno parla così, però che ci posso fare, vedere le cose come stanno, cioè a me dei distesi non me ne può fregare di meno, ti dico la verità. Oltretutto poi sono scappato anche molto presto da lì perché è soffocante, mi è toccato nascere lì perché io non volevo, però oltretutto poi sono nato quando me l'aspettavo meno, perché proprio ero impreparatissimo alla mia nascita. Senti Riccardo, c'è una tradizione, scusami, non voglio snobbartela così, da come no, ma c'è senz'altro una tradizione. Io te l'ho chiesto perché appunto c'è una tradizione. Senz'altro una tradizione, se vuoi anche un uso nobile del pecoreccio, mettiamola così, nel senso che essendo stati, malgrado tutto, per gli eventi di questo paese, gli inventori della lingua italiana moderna, in quelle zone, è chiaro che abbiamo avuto anche per secoli maggiore dimestichezza a padroneggiarla, proprio perché è stata inventata in quattro contrade, insomma, parliamoci chiaro, c'erano 4-5 contrade, proprio vicoli, capisci? Quindi il fatto di padroneggiare la lingua ti ha anche apportato storicamente in Toscana
usarla anche con una certa spavalderia e anche con una certa capacità dialettica e di invenzione, e quindi tanti neologismi, tante invenzioni letterarie sono venute, no, non a caso l'antico proverbio dice di sciacquare panni in asino, per dire chi vuole ripulirsi per ritrovare la lingua, no? Dovrebbe essere un Manzoni, credo, no? Tutte città del sonno. Dovrebbe essere, sì. Ci sembra che sia, sì. Tutte le mie scienze scolastiche che non ho mai studiato. Niente, questo sì, se vuoi sì. Anche una certa tigna, che è molto toscana, una certa tigna di precisione. Tigna l'ho preso dal romanesco, però intesa come precisione, contro la cialtroneria, la faciloneria, cioè io posso fare il cialtrone, non esserlo, ecco, per capirsi. Perché allora nel cialtrone l'ho fatto tante volte volutamente, soprattutto con la satira, no? Perché sulle spari, spari alzi zero, quindi è chiaro che fai proprio il ribaldo, no? Ma però lo devi fare un certo, non puoi esserlo, perché se sbagli una virgola, una mezza virgola, sei finito, no? Sei sputtanato. È chiaro, quello sì. Per il resto ho sempre trovato i romani molto più simpatici dei toscani. Tutti questi luoghi comuni, ho trovato Roma, che è la mia città, quindi sto benissimo. Beh, su questo che i romani siano più simpatici ai toscani posso essere d'accordo. Insomma, i toscani hanno un carattere abbastanza difficile. Questo luogo comune che sono simpaticissimi. Io sono mezzo toscano, quindi ve lo dico con una certa cognizione. Sono antipatici, sono sciovinisti, sono. Vabbè, e fermiamoci. Sì, assolutamente sì. Senti, ti faccio una domanda seria. Parliamo un attimo di Riccardo Mannelli. Fino ad ora di che stai pittore, ma fino ad ora si sta cazzeggiando, insomma, e in realtà non è vero, ma si sta parlando a cuore aperto, come già altre volte è capitato così, insomma, con te. E molti, insomma, tu hai fatto biennale, quindi insomma sei uno, no, che diciamo fa un percorso anche perché, con tutto il rispetto della satira, però insomma Riccardo Mannelli ha un percorso da grande pittore, quindi ha un percorso anche d'artista, che ha fatto ovviamente esposizioni importanti, di grandi installazioni, insomma il percorso è un percorso molto importante, sia di stesso, no? Che ha e via discorrendo. In effetti tu, pensando adesso a quello che hai appena detto, cioè i percorsi iniziali, il mare, poi Nicaragua, poi Jugoslavia, poi Playman, un percorso sicuramente abbastanza unico perché è il tuo, però tu arrivi poi a un tuo stile, cioè questo stile c'è sempre in qualche modo stato, forse su certe cose sei andato a ancora più a definirlo, no? Adesso sicuramente tu un lavoro di Riccardo Mannelli, chi insomma ha un po' d'occhio per la pittura lo riconosce, diciamo, no, al primo colpo. Diciamo, molti citano tanti altri tuoi fratelli pittori per cercare di trovare gli ipotetici paragoni. Non so se queste cose ti trovano d'accordo, lo sanno Freud per dirti no. È giustissimo, perché poi io non ho niente con. Anzi, poi capisci, io l'ho sempre detto, l'ho sempre detto anche agli allievi, a tutti, in tutte le occasioni. Ruba da tutto, ruba. Prendi quello che ti serve. Io te lo dico perché io ho avuto, da autodidatta, quale sono, quale sono sempre stato. Uno, sai, quando arriva immediatamente viene catapultato in determinati ambienti, come qualsiasi parvenu, no? Si deve dare un tono in qualche modo, per cui l'ho sempre trovata anche. Giusto e normale, ecco, insomma, sereno il fatto di avere
di avere degli accostamenti, o che le persone che vedono una certa cosa che un po' li sbomballa cerchino degli appigli per non perdersi, anche per non, magari per non affogare, dice, se sarà Cile, meno male, se no questo mi portava, mi faceva svenire, no? Per dire, cioè è giusto questo. E io io ho sempre rivendicato di aver rubato dappertutto e a tutti, a quelli che mi interessavano. Perché non è che se rubi delle cose di cui non te ne fa niente. Però c'è qualcuno a cui hai rubato magari più? Beh, quello poi dipende da periodi, da giovane avevo delle bombe, come sempre, come tutte le cose, cioè, adesso ti piace di più uno scrittore, quando avevi 20 anni te ne piaceva un altro e odiavi quello che ti piace adesso. È così, io avevo delle malattie facili, perché poi io mi sono formato proprio negli anni in cui fu riscoperto Scile, negli anni 70, dove cominciarono a vedersi i primi manifesti d'arte venduti da Fiorucci o da altri negozi di moda dell'epoca, negli anni 70, primi anni 70, c'erano questi manifesti che non si erano mai visti. E oltre a quelli dei paesaggi naturali e delle cose, cominciarono ad arrivare manifesti di pittori, e Scile fece un successone, ma si era riscoperto quegli anni lì, si riscoprì in quegli anni lì con una mostra a Vienna dei primi anni 70, quindi è rimasto, dopo la morte rimase sconosciuto lui per un paio di generazioni. E io odiavo Klimt, cioè ero malato di Scile e odiavo Klimt. Pensa che coglione, però questo che sentivo all'epoca. Poi dopo, chiaro che crescendo, è ovvio che non c'è paragone, che il maestro dei maestri era Klimt, Scile anche, perché poi è morto a 27 anni, come lo vuole. Certo, è chiaro. Non c'è avuto neanche il tempo, però io sono convintissimo, e lì mi sbilancio, che non avrebbe mai eguagliato la grandezza. La grandezza mi disturba dirlo, ogni tanto citando Altan dico delle cose di cui non condivido. Diciamo la totalità, ecco, artistica, era più limitato, secondo me, anche soprattutto esistenzialmente, mentre Klimt era un uomo aperto. Come mi sono sempre sentito più io, non sono contorto come era tutto binoccolato di vicino, no? Io non avrei mai fatto. Quindi in quello stile che sembrava essere sempre un po' ripetitivo, no? Con i clienti. Credo che sarebbe finito. Invece c'era un'apertura, secondo te. Credo che sarebbe finito più nel manierismo in cui era già caduto Scile, giovanissimo, nel manierismo suo, che poi era un'invenzione assoluta, però rischiava di diventare manierista di se stesso, cosa che invece Scile era un inventore continuo. A livello di disegno erano pari, credo. E io ho sempre amato, ecco, se posso rispondere all'ultima domanda, qual era quella? Ecco, quelli, io ho amato sempre quelli che avevano un importante disegno, perché per me anche la pittura, mi interessa la pittura che parte da un disegno sostanzioso e che si veda il disegno, non solo Freud, che hai citato prima, mi importa molto poco, perché non ha disegno, è un pessimo disegnatore e si vede dall'acqueforte, perché poi ha trovato un suo perché e alcune cose sono anche belle, però a me interessa la base del disegno, è quello che mi ha sempre affascinato. Quindi Robes, piuttosto che Daumier, Degas, insomma, perché poi inopinatamente ho una passione quasi erettile
quando me lo potevo permettere, era veramente rettile per Pollux o altre cose simili. Questo però sembra quasi una contraddizione, no? Rispetto a quello che stai dicendo, perché c'è stato un pittore che No, certo io disegna una mi mera sono sempre proprio convinto di una casa cosa, sua. perché poi io me le canto e me ne sono, quindi poi mi intorto tutto, Perché capito? Pollock mi stupisce Perché io ho questa cosa? sempre visto anche invece una enorme, a parte che c'è un Pollock che è disegnatore prima, eccetera, non eccelso, però comunque la base sua era il disegno. E io ho sempre visto un disegno, e ce lo vedo tuttora. Io posso starci mezza giornata davanti al Guggenheim di Venezia, davanti ai Pollock che ci sono, io ci sto tutta la vita, me ne sto lì e sono tranquillo e vedo il disegno. In realtà il dribbling era un disegno con tutto se stesso, che io so cosa vuol dire disegnare con tutto il corpo. E lo insegno anche ai ragazzi molto spesso, in determinata parte del percorso si lavora su questo proprio. No, mi viene in mente una riflessione, poi passo alla Monica, perché tu parlando di Pollock mi viene in mente un fatto della vita di Pollock, tutti quanti qua sapete, insomma, tipo che Pollock iniziò a fare il dripping in crisi, no? Dal fatto che non riusciva, gli capitò quasi per caso, no? Questa cosa nella sua vita, e fu forse probabilmente la sua grande fortuna, però forse si portava dietro una grande frustrazione, era quella di non essere riuscito a esprimersi, diciamo, come pittore tradizionale, no? Come pittore figurativo. Lui aveva una figura, lui parte della figura, lui aveva un'ambizione di figura. E io, e lui anche in alcune interviste dove non era proprio completamente sbronzo, come purtroppo poi alla fine, sai, si esalta, era anche abbastanza umile lui, come lui e fratello di origini, non era per quello. Non è che avesse tutti, sì, avevano fatto delle scuole, ma non era, diciamo, nell'elite newyorkese, no? Poi anche era origini, lui era nato negli Stati Uniti, ma di primissima generazione, quindi Polonia, questa roba, insomma, molto dura, no? Quindi era anche un riscatto per lui, no? Farsi accettare come artista borghese da salotto, quindi di figura, no? Aveva questa ambizione. E io sono convinto, e lui lo dice anche, ci stavo dicendo, in alcune interviste, io disegno, e invece di disegnare seduto, io disegno questo. E secondo me è vero, perché chi disegna lo sa che è questo. Poi ci sono altri, poi ci sono altre influenze che ho sentito, Bacon, Sì, forse certo. credo L'ho letta da l'attore, qualche parte, sì. Però però no, non ci azzecca, insomma. no, come no, ma perché sai, perché Bacon ha avuto questa furbata, che siccome voleva far sapere al mondo che lui andava alla prima, col pennello senza disegno, non è vero, poi alla fine hanno trovato un sacco di disegni. E disegnato, e anche lì si vede, le sue figure sono, è disegno. E sì, tu ti ricordi quando dicevo che ero il maggiordomo di Bacon? Sì, me la ricordo, quella frase me la Anatomicamente, ricordo. perché lui È bella metteva come espressione però, eh. tutto in disordine, sono arrivato io, il maggiordomo mette tutto a posto. Allora lui tutto in disordine. Però il disegno sempre c'è, no? Lì anche c'è. È come se c'è. E poi sono venuti fuori, dopo la morte, sono venuti fuori i disegni. Ma soprattutto il disegno, perché poi con i disegni sono un sacco di. Ci sarebbe da parlare anni, e non lo faremo naturalmente. Ma il disegno non vuol dire solamente il disegno è la composizione. Cioè è la capacità che abbiamo tutti di trasferire la nostra immagine interiore componendola. Quindi non è solamente la traccia o il più o meno
profondo talento di realizzazione di una cosa, quello è stupido, è l'ultima cosa che interessa. Interessa la composizione, cioè dove metti e dove collochi nel tuo spazio immaginativo, dove collochi quello che devi mettere. E lì Bacon non ce n'è, dopo Bacon c'è vuoto e poi c'è il secondo, perché la capacità compositiva, la collocazione nello spazio è la novità assoluta. È unica, assolutamente unica, anche se non c'è perché. È un Caravaggio energico, capito? Portato all'ennesima potenza. Non hai ritrovato più dopo Bacon un pittore che avesse questa capacità compositiva nel Novecento? Guarda, ci sono delle cose qua e là, chiaramente ci sono delle. Però quella forza lì, quante volte ne nasce? Meno male ne nasce uno ogni tanto, ragazzi, perché non li sopportiamo, eh? Non ce la facciamo ad assorbirli, voglio dire, no, non li sopportiamo. Cioè, per fortuna l'eccezionalità è rara, no? Poi l'arte può essere molto diffusa anche. Adesso siamo in un periodo proprio asfittico e estetico dal punto di vista della come generazione vedo niente, ecco, c'è poca roba, ma non mi riferisco alla produzione, mi riferisco a quello che ho detto all'inizio, all'essenza dell'artista. Io ho conosciuto in vita mia decine di artisti che avevano mai fatto, neanche hanno tracciato un segno, pure sono stati artisti. L'artista non è sedicente, l'artista è prima di tutto una condizione, non è una professione. La professione semmai forse viene dopo, ma se ti va, se no non sa quanti ganzissimi, invidiatissimi da parte mia, che non hanno fatto un tubo per tutta la vita. Artisti. Forse siamo in un momento di transizione, quindi un po' di stasi. Ma questi momenti di transizione sono diventati. Guarda, io ho 65 anni, da 65 anni ho sentito tutti gli anni la crisi, la transizione, il momento di difficoltà, da quando sono nato. Prima perché c'era la Democrazia Cristiana, comunisti, poi c'erano comunisti, poi c'era Berlusconi, sempre colpa di qualcuno. Io credo che sostanzialmente l'umanità è andata avanti e sostanzialmente, molto semplicemente, tranquillamente, ci sono dei momenti in cui che casualmente sono più fervidi e più accesi. E ci sono, è chiaro che ci influenziamo anche a vicenda, cioè in realtà siamo una persona sola, questo è retorico quasi dirlo, ma lo sappiamo, siamo una persona sola, siamo divisa ormai in 7 miliardi e qualcosa, però siamo una roba sola, quindi è chiaro che l'energia che c'è in giro ce la trasferiamo come il virus, è la stessa materia, sempre luce è. Quindi ci sono dei momenti in cui ci va meglio, dei momenti in cui ci va peggio, dei momenti. Io ho avuto culo anche in quello, se vogliamo ritornare all'inizio, così poi si trova anche la fine. Lo suggerisco. Sempre ricordati, c'è sempre la tua frase, però fine sì, penna mai, eh? Sì, però fine penna mai. Fine questa che l'ho già aperta, ormai non ho detto più perché. No, chiudiamo. Sì, ma non me la ricordo più che sta dicendo. Però volevo fare sulla fine del percorso, del perché non ci sono grandi cose in questo momento. È casuale, ti ripeto la cosa. È casuale, però è anche dovuta a un'influenza reciproca che ci facciamo. Adesso siamo, secondo me, l'analisi superficiale che mi viene da fare per stigmatizzare questo momento un po'
noiosetto, diciamo così, è il fatto che siamo bombardati da troppa roba, non ci siamo ancora abituati, è andata avanti troppo la tecnologia, troppo le sollecitazioni fisiche, fisiologiche, psicologiche che ci facciamo, e per fortuna nostra, per mantenere una certa sanità mentale, non ci siamo adeguati a questa velocità di pum pum, però siamo frattornati. Allora, sai, come ti dicevo, sono stato bene nel lockdown, perché tu vai nella tua comfort room e c'è tutto il tempo, e abbiamo bisogno di tempo, e ho cominciato così, no? Abbiamo cominciato anche stasera, perché poi alla fine è quello, noi siamo a tempo, no? Quindi la nostra più grande ricchezza è il tempo, e se non ci concediamo più tempo, che vuoi venga fuori? La Melona diceva, dalle rape il sangue non viene, e qui tu sei una rapa, se passi tutto il giorno davanti a questo attrezzo a cercare di informarti, di adeguarti alle sollecitazioni esterne, alla fine sei solo fottuto, sei inaridito, perché il tempo è quello. Mi sembra una chiusa bellissima questa, mi sta venendo in mente una cosa che diceva Mario Monicelli, che forse insomma è stato uno dei più grandi registi italiani, no? Però era molto umile Monicelli, cioè Monicelli ha fatto dei lavori straordinari, però tempo fa proprio mi rivedevo l'Armata Brancaleone, no? Ve la ricordate l'Armata Brancaleone, Brancaleone le crociate, con Cecchigori che gli diceva no, ma non gli devi far parlare in dialetto perché non è possibile fare un film con questi che parlano. Invece poi i ragazzi nelle scuole cominciano a parlare tutti in dialetto e il film diventa un successo, nonostante che il produttore fosse incazzato come una bella perché diceva che stava tirando fuori delle cifre apocalittiche e non si capiva niente di quello che diceva. Ma Monicelli, che è stato un grande artigiano, ecco un po' come tu in qualche modo stai dicendo, diceva una cosa come dici tu, cioè diceva non si inventa niente, non facciamo altro che copiare, fondamentalmente è stato tutto inventato, noi copiamo, siamo bravi a copiare. Ma io volevo chiudere con questa frase di Monicelli che mi sembra molto importante. Senza dubbio, il fatto che poi in altro modo te l'ho detto anch'io, nel senso è l'unica possibilità che abbiamo, l'unica possibilità che ha un esserino di nutrirsi e nutrire altri con quello che abbiamo a disposizione. Santa Madonna, cioè, ora parliamoci chiaro, dopo 5 minuti quello che c'è da fare in una vita sono 3, all'epoca erano 30 anni neanche, no? Metti, adesso sono il doppio, la vita media, la nostra, non parla, la nostra è infinita, ma, però la media del pianeta non è come la nostra, noi siamo super privilegiati. Che se si muore e tutti si stupiscono come stamattina che è morto, esatto, che è morto Morricone, e tu Marco, ma non ci posso credere, c'è 90.000 anni, che ne no, 92, sì. 92.000, perché alla fine, cioè io ho già, sì, già due cose così, cioè, no? 30 di meno, capisci? E che vuoi fare? Allora, ti ripeto, quante saranno mai le cose da fare, no? È chiaro che dopo alla prima generazione, dopo Adamo ed Eva, per capirsi, dei cavernicoli, che si chiamavano Adamo ed Eva, c'ho le prove, avevano già inventato tutto. E beh, la prima cosa, che differenza c'è fra la Cappella Sistina e le grotte d'Altamira? Che differenza c'è? Di stile, di cosa? Di niente. C'era tutto lì, forse per certi aspetti c'era molta, ma molto più ingegno, primigenio, infantile, quindi come considero io il genio, né in Altamira, né nei bisontini e negli omini delle grotte, che in Michelangelo molto più opulento, molto più ridondante e anche abbastanza noiosetto. Nella pittura non era roba sua, aveva ragione lui alla grande, proprio. Non doveva dipingere, poveraccio. L'hanno costretto a farti bruciare tutto sulla faccia per anni. Beh, è una committenza, io sono grato alla committenza, figuriamoci. Importanti anni.
assolutamente, però ecco, io la pittura, quella pittura di Michelangelo non l'ho mai sopportata, diciamo, le grandi caricature, questa roba ipertrofica, non... Ma di quel periodo che cosa sa? Dimmene, dice nemmeno uno. Allora, a livello di pittura Leonardo senza dubbio è meglio di Michelangelo, ma ce n'era tantissimi. Cioè, Michelangelo non era il suo, si vede, perché quella volumetria è roba che ti viene perché tu hai voglia di scolpire, quella era la sua anima. Allora poi il fatto che, cioè, anatomicamente è disturbante, perché si rifiutava di usare la donna perché era impura, allora poi appiccicava due arance su dei torsi che sono fatti, cioè Eva di Michelangelo è uno che fa catch, quelli che fanno la lotta greco-romana. È uno che fa catch, perché sì, perché ecco, con due cose appiccicate.